Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis. Penso che per il momento questo possa essere l'ultimo video di questo anniversario, perché qui parleremo delle Ultimate Weapon e dei Power Brand, o comunque in generale dei brand. Cosa sono, come funzionano e come vanno utilizzati. Per quanto riguarda i brand, ovviamente vanno utilizzati nel nostro menu delle armi, quindi ogni nostra arma presente all'interno del gioco avrà la possibilità di essere potenziata ulteriormente, tramite il livello, tramite la rarità e adesso tramite i brand. Come potete vedere abbiamo dei brand che variano di qualità. Abbiamo i brand 3 stelle che sono quelli più scarsi, i brand 4 stelle che sono quelli intermedi e i brand 5 stelle che sono quelli più rari e anche quelli più forti. E cosa ci consentono di effettuare i brand? I brand, se io vi faccio vedere, ecco qua, vi faccio vedere praticamente la tabella che vi spiega fondamentalmente ciò che andremo a potenziare, avremo praticamente brand a 3, 4 e 5 stelle che, come notate, danno degli effetti decisamente diversi e decisamente più o meno forti, dove praticamente avremo la possibilità in quelle da 3 stelle da ottenere 1, 2 o 3 slot di potenziamento, ovvero 3 potenziamenti alla volta, che possono essere HP, attacco fisico, attacco magico, difesa fisica, difesa magica, cura e ovviamente in questo caso Core Ability o Ultimate Core Ability Effect. Questo però ovviamente va suddiviso in base alle, diciamo, al vostro, alla vostra branding stone. Infatti avremo praticamente la stone di attacco fisico e difesa fisica, che si concentrerà, come potete vedere, in percentuali più alte su attacco fisico e difesa fisica, mentre invece quella magica si concentrerà su attacco magico e difesa magica, mentre invece quella della stamina si concentrerà su cura e HP. Quindi in base a quello che voi volete aumentare come statistiche delle vostre armi, avrete la possibilità di scegliere la pietra corrispondente e la possibilità di ottenere 1, 2 o 3 potenziamenti varia ovviamente in base alla qualità. Uno slot 50%, due slot 40%, tre slot 10% con quelle da 3, quindi con quelle più scarse. Quelle da 4 invece vi consentiranno di avere uno slot al 20%, due slot al 30% e tre slot addirittura al 50%, mentre invece quelle a 5 stelle garantiti 3 slot e ovviamente in base a quello che sceglierete avrete la possibilità di migliorare ovviamente l'attacco, la difesa e ovviamente la core ability o l'ultimate core ability qualora le utilizziate su un'arma ultimate. Quindi direi che il concetto è comunque abbastanza semplice. In base ovviamente a quello che volete potenziare e soprattutto in base all'arma che avete davanti, utilizzerete la brand stone che più sinergizza con il kit del personaggio e soprattutto con quello che il personaggio fa con quell'arma. Se abbiamo un'arma magica, ovviamente aumenteremo l'attacco magico. Se abbiamo un'arma che cura, aumenteremo l'healing. Se abbiamo un'arma che fa danno fisico, aumenteremo l'attacco fisico. È ovvio. Però c'è anche da dire che i brand, una volta che verranno applicati, saranno visualizzabili qui sotto in basso a sinistra. Qualora ovviamente aveste degli effetti che non vi soddisfano, potrete rebrandizzare l'arma. Che cosa vuol dire rebrandizzare l'arma? Vuol dire che utilizzare un'altra brand stone vi consentirà di resettare e modificare i risultati che avete ottenuto in precedenza. Questo ovviamente va tutto a vostro rischio e pericolo, perché se andate a brandizzare un'arma con un ovviamente con un bonus di 5 stelle e poi lo volete cambiare con un bonus 4 stelle, potreste rollare male e anziché avere 3 abilità potenziate ne potreste avere soltanto una. Quindi cercate comunque di riflettere molto bene su come volete potenziare le vostre armi e soprattutto dove potenziare le vostre armi. Mentre invece, per mia grande fortuna, come avete già visto nel video, ho avuto la fortuna di pullare già la mia prima arma Ultimate. La mia prima arma Ultimate che, come potete vedere, non dà grandissime statistiche per quanto riguarda ovviamente gli attributi in generale, ma per quanto riguarda l'effetto è assolutamente incredibile. 2000% di danno e l'attacco fisico e l'attacco magico viene potenziato in extra high, quindi addirittura con potenziamento oltre il limite.
Vi farò possibilmente anche uno showcase, così giusto per farvela vedere e anche per poterla testare io stesso alla fine di questo video. E ovviamente abbiamo uno slot a parte dove equipaggiare l'arma e quindi sapete già come andrà a finire quando si andranno ad utilizzare queste Ultimate Weapon. Al momento non ci sono overboost, quindi ottenere più copie di Ultimate Weapon non serve a nulla. Potrebbe servire nell'eventualità a utilizzarle come refined, scusatemi, sì, come sub weapon, ma non ve lo consiglio più di tanto, perché come potete notare gli attributi che vengono dati al personaggio sono veramente bassi. E questa secondo me è stata una scelta intelligente, perché questa è stata comunque una scelta intelligente, per evitare di abusare di armi Ultimate come sub weapon, che potrebbero aumentare a dismisura le statistiche qualora fossero state troppo alte. Anche le armi Ultimate possono essere brandizzate, infatti come potete vedere anche qui abbiamo la possibilità di utilizzare i brand. Ovviamente non c'è bisogno che ve lo dica, ma per quanto riguarda i brand sulle armi Ultima è ovvio che vi consiglierei assolutamente di utilizzare solo ed esclusivamente quelle a 5 stelle. Quelle a 4 stelle vanno benissimo su tutte le armi, bene o male. Quelle a 3 stelle evitatele come la peste, perché non vi serviranno praticamente a nulla. Detto ciò, non credo che ci sia effettivamente altro da aggiungere per quanto riguarda l'arma Ultimate e anche per quanto riguarda le Brand Stone. Quindi direi che vado a setappare il mio Sephiroth e lo andiamo a vedere in una coop. Ok. Direi che il mio Sephiroth è pronto per questo Bahamut. Abbiamo equipaggiato ovviamente Protector's Blade, Kusha's Blade e Ultimate Weapon. Ovviamente sub weapon tutte che vanno a boostare. Oddio no, queste no. Ah, perché questo era il Sephiroth che ho utilizzato per l'evento di... Certo, l'ho utilizzato per l'evento quello di Final Fantasy IX. Quindi mi sembra assolutamente ovvio che debba cambiare tutto. Quindi mettere Electro Cannon, esatto, per avere il boost magico al 7. E direi che sì, siamo piuttosto forti. Posso mettere anche HP. In questo caso ora possiamo mettere magari qualche HP oppure un bel buff, debuff extension, che qui secondo me ci sta da Dio, in modo tale da poter prolungare il più possibile i buff che posso ottenere ovviamente con la mia arma. E direi che ci siamo. Quindi attacco magico al 7, ability potencies al 7, buff debuff extension al livello 2 e direi che ci siamo. Ok, andiamo a cercare una bella coop. Ok, abbiamo trovato la coop e ora eccoci qua di fronte al nostro Bahamut. Ovviamente leviamo l'auto. Vedete, l'ultimate si sta caricando. Ci vogliono 60 secondi per caricare l'abilità. Eccoci qua. Quanto aumenta l'attacco fisico e magico? Di 4. Quindi extra high è 4. Quindi extra high è 4 tacchette. Beh, direi abbastanza soddisfacente utilizzare Sephiroth con la sua Ultimate Weapon. Direi proprio di sì. Va bene. Penso che per questo video non ci sia nient'altro che vi debba dire e vi debba far vedere. Detto ciò, io vi aspetterò sicuramente in live in questi giorni per giocare a Ever Crisis e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!